Lo sapevate? Il Fehmarn Tunnel è un grande progetto stimato in 7 miliardi di dollari. Dovrebbe collegare la Germania alla Danimarca. È uno dei più grandi progetti di ingegneria mai intrapresi. Fa parte del programma della rete transeuropea dei trasporti. Quest'ultimo mira a rafforzare i collegamenti di trasporto e l'interconnessione nel continente. Immerso a 40 metri sotto la superficie del Mar Baltico, questo tunnel stradale e ferroviario sarà sommerso per 18 chilometri. È quindi il tunnel più lungo del mondo in questa categoria. Non è però la prima volta che un progetto di questo tipo vede la luce. In Europa, infatti, è un importante concorrente nella costruzione di megastrutture innovative. Possiamo prendere l'esempio del ponte Øresund, costruito nel 2000, collega l'Europa continentale e l'Europa scandinava. Progettato dall'architetto George Rothen, è stato cofinanziato dalla European Union Interconnection Facility. Prima della creazione del progetto del tunnel Fehmarn, il ponte Øresund era il più grande del mondo ed è per lo più sommerso sott'acqua. Allo stesso modo del tunnel sotto la Manica, quello di Øresundsbron corrisponde alla parte sommersa del passaggio. Collega quindi la Svezia alla Danimarca. Quindi, quando prendiamo questo tunnel, viaggiamo sia sulla terraferma che sott'acqua. Certo, siamo di fronte a un'impresa che è sia tecnologica che architettonica. Oltre alle sue dimensioni gigantesche, collega i due paesi tramite un'isola creata artificialmente. Grazie allo sviluppo del ponte e del tunnel, quest'isola è stata creata da zero. Di conseguenza, il ponte parte dalla città di Malmö e si unisce all'isola artificiale di Paderholm. Quest'ultima ospita l'autostrada E20 e 4 corsie e una distanza di 4 km. Questa stessa autostrada è sovrapposta a doppi binari ferroviari. Inoltre, la sua lunghezza è impressionante, infatti la parte sopraelevata copre più della metà della distanza tra la Danimarca e la Svezia. Questo ponte è il simbolo della mobilità in Europa. È ovvio che ha permesso un collegamento tra due aree europee. Questa costruzione ha anche permesso di rafforzare i legami tra i paesi nordici. Più semplicemente è un concentrato di tecnologia e audacia. Permette un maggior movimento di circolazione della popolazione. È chiaro che la città di Malmö ha guadagnato in attrattività e turismo. Dagli anni 2000 ha vissuto un vero e proprio boom. Tuttavia, la crisi sanitaria ha cambiato molte cose. Il boom economico di molte città è esploso a mezz'aria. La sicurezza stradale, come l'accessibilità al ponte Øresund, è fondamentale. È in gran parte dovuto alle chiusure e agli incidenti legati alle condizioni meteorologiche che questi sistemi sono stati rafforzati. Le immagini dei camion che si ribaltano sotto le raffiche di vento testimoniano un clima a volte difficile. Il ponte Øresund è un'infrastruttura essenziale tra la Danimarca e la Svezia, è quindi necessario compiere ogni sforzo per garantire un livello di servizio di qualità. Il diritto di passaggio e i controlli alle frontiere sono garantiti in ogni momento. L'obiettivo è prevenire ogni possibile problema. Ciò è facilitato dalla collaborazione tra la polizia danese e quella svedese. In futuro sarà necessario migliorare continuamente l'accessibilità e la sicurezza sul collegamento Øresund. Questo collegamento tra la Danimarca e la Svezia è accessibile, efficiente e sicuro. Contribuisce a rafforzare l'integrazione e il commercio nella regione. Si tratta anche di responsabilizzare le popolazioni, contribuendo alla sostenibilità sociale. L'obiettivo è molto semplice: promuovere la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile. Si prevede inoltre di ridurre al minimo la disparità tra le regioni dell'Unione Europea. Sostenuto dal Fondo di Coesione, questo sviluppo economico e sociale rappresenta un progresso spettacolare. Tuttavia, la rete transeuropea richiede un costante ammodernamento. Per questo vengono attuate azioni innovative e sostenibili. Riprendiamo l'esempio del tunnel di Fehmarn. Vinci Construction Grants Project gestisce il sito. Non meno di 2.000 lavoratori dovranno essere mobilitati per rispettare i termini di consegna del progetto. Nel 2029 questa incredibile creazione deve vedere la luce del giorno. Come molto spesso il lavoro può essere ritardato e quindi ritardare la scadenza, ma tuttavia varrà sicuramente la pena aspettare. Infatti ci vorranno solo 2 minuti in auto o 7 minuti in treno per collegare il porto di Puttgarden. Si trova sulla punta della penisola tedesca Fehmarn, che dà il nome al tunnel. Niente più deviazioni di 160 km via terra, anche il viaggio in traghetto di un'ora sembrerà completamente antiquato. Al giorno d'oggi molte persone scelgono di prendere l'aereo per viaggiare tra Copenaghen e Amburgo. Nel 2029 il treno e questo tunnel dovrebbero diventare una delle alternative più interessanti. Risparmio di tempo, ecologia, rispetto per l'ambiente e sviluppo economico ci saranno. Che te ne pare? Il tunnel offrirà quindi una modalità di trasporto più rispettosa dell'ambiente con l'utilizzo del treno. Ciò stimolerà in particolare lo scambio di merci tra queste due regioni. Di conseguenza, il tunnel Fehmarn fa parte dell'asse del traffico ferroviario che collega il Mediterraneo alla Scandinavia. A differenza del tunnel sotto la Manica, il tunnel Fehmarn non sarà forzato.
riposerà sul fondo del mare. All'epoca della costruzione del tunnel sotto la Manica, 30 anni fa, erano state mobilitate molte squadre. Il fatto che la litosfera oceanica serva da supporto per la costruzione del tunnel è un notevole vantaggio, soprattutto in termini di tutela ambientale. Le specie marine, come il loro ecosistema, non sono disturbate da un corpo estraneo che esplode sul fondo dell'acqua. Le diverse sezioni della galleria saranno costituite da cassoni prefabbricati in calcestruzzo. Lungi dall'essere una novità per Vinci, questa tecnica di prefabbricazione era già stata utilizzata per la costruzione del tunnel sommerso di Øresund. Ne abbiamo già parlato all'inizio di questo video. Eppure questa volta la portata del progetto è senza precedenti. Verranno infatti rimorchiati gli 89 cassoni lunghi 200 metri e successivamente verranno immersi in una trincea da assemblare a 40 metri sotto il mare, una serie di delicate manovre. I team sono stati quindi costretti a sviluppare soluzioni per soddisfare queste dimensioni record. I cassoni saranno trasportati da un catamarano. Questi ultimi sono appositamente progettati per sostenere il loro pieno carico, che equivale a quasi 73.000 tonnellate. Inoltre, è necessario tener conto anche delle loro dimensioni variabili. Questa è una vera sfida meccanica. Prima di essere sommersi, i cassoni devono poggiare su un letto di ghiaia, che servirà loro da fondamenta. A questa profondità non è possibile l'intervento di sommozzatori. Un carrello di supporto robotico sarà pilotato da remoto per garantire questa delicata missione. Mentre parliamo, la costruzione sta progredendo costantemente. Per il momento le scadenze sono rispettate oltre le nostre aspettative. Non va dimenticato che questo tunnel consentirà ai servizi ferroviari di viaggiare oltre il confine danese. Svezia, Finlandia e Norvegia ci contatteranno. Eppure alcuni attivisti ambientali si oppongono fermamente alla sua costruzione. Pertanto invocano il suo impatto dannoso sull'ambiente. L'organizzazione tedesca ambientale NABU ha espresso preoccupazione per i potenziali danni alla biodiversità. Infatti, la cintura di Fehmarn è un'area protetta dell'Unione Europea. Tuttavia, i responsabili di questo progetto rimangono convinti che le conseguenze della costruzione saranno solo temporanee. 7 miliardi di dollari o 10 miliardi di euro, ecco quanto costa questo tunnel sottomarino. Il bilancio mondiale sarà quindi dannatamente contaminato. Questo progetto sta letteralmente sognando, ma è davvero una priorità? Visti i disastri che il pianeta ha subito per molti anni, non è detto che sia proprio così. L'insidioso dubbio che circonda il mancato rispetto dell'ambiente di questo progetto è motivo sufficiente per porre domande. Come sarà il nostro ambiente entro il 2029? Questo tipo di innovazione è fattibile a lungo termine? Se ti è piaciuto il nostro argomento del giorno, non esitare a mettere mi piace a questo video. Per goderti tutti gli altri, ricordati di iscriverti al canale. E se lo desideri, puoi lasciarci suggerimenti nei commenti. Questo potrebbe esserci molto utile nello sviluppo dei nostri prossimi argomenti. Soprattutto attiva la campanella delle notifiche per non perderti nessuna delle nostre novità. A presto su A-Tech!